Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò una breve storia del castello di Mornicolosana. Il castello di Mornicolosana è una fortificazione situata nell'omonimo comune italiano, in provincia di Pavia. L'edificio è posto a 350 metri sul livello del mare. Si trova nell'Oltrevo Pavese, su un crinale che fa da spartiacque tra la Val di Sorda e la Valle del Verzate, con ottima visibilità sulla pianura padana. Anticamente vi era solo una torre in pietra con la funzione di avvistamento, grazie alla sua posizione privilegiata. Venne ristrutturato come casaforte all'inizio del 1700 e fu trasformato in un maniero con una torre merlata che risale alla fine del XIX secolo. È una struttura muraria con loggette e rientranze. D'epoca medievale sono rimasti solo i basamenti perimetrali e i sotterranei. Mornico è citato tra i luoghi che nel 1164 l'imperatore Federico I concesse alla città di Pavia. Fu incluso dai pavesi nella squadra di Montalto, infeudati ai Belcredi, che nel costruirono il castello con funzioni di avamposto verso la pianura rispetto al castello principale di Montalto, da qui ben visibile. Subisce nei secoli vari assalti e viene assegnato dalle Sforza a varie famiglie piacentine. All'inizio del XIX secolo il castello divenne proprietà del marchese Doria, poi a quelle dei Brignolet. Nel 1880 il castello passa nelle mani dei De Filippi, che successivamente lo cedono al professor Lorini. Oggi è una struttura alberghiera destinata a location per ricevimenti di nozze e convegni. Spero vi sia piaciuto e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!